Il battesimo di conversione di Giovanni Battista è contenuto ed è una parte del nostro battesimo e delle nostre confessioni. È una parte perché una confessione sia valida e noi possiamo ricevere il perdono dei peccati, occorre che noi diciamo i peccati, che ci pentiamo e desideriamo non commetterli più con tutto il cuore. Poi c'è un sacerdote validamente consacrato e anche con la facoltà di confessare che perdona in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo le colpe, e in più c'è una penitenza che bisogna fare a scopo riparatorio o soddisfatorio di ciò che si è commesso. La prima parte, quella della conversione e ammettere che noi siamo peccatori in questo o quell'altra cosa ben precisa, non in un senso generico. In senso generico ci sentiamo tutti inadeguati davanti a Dio. Il peccato invece è proprio un'azione ben precisa, un fatto che noi dobbiamo riconoscere e nel quale abbiamo la responsabilità della colpa. La colpa è quando io ho voluto fare qualche cosa e poi dico era male e poi dico non voglio farlo più, e chi mi toglie questo peso e chi mi toglie questa colpa davanti a Dio? Ed ecco il sacerdote che in modo sacramentale dona l'assoluzione. Dio conosce tutti i nostri peccati, ma vuole questo nostro percorso, che è un percorso di verità, prima di tutto davanti a noi stessi. È molto difficile a volte ammettere di essere non gli autori di un fatto, ma di essere colpevoli di aver commesso qualcosa che non è buono, perché spesso facciamo delle cose con la piena convinzione o con la concentrazione che questo poi in fondo non sia male, o a volte invece sappiamo esattamente che è male, ma abbiamo sempre questa tendenza a seppellire nella nostra coscienza il valore, il peso della colpa. E quindi il processo che noi dobbiamo fare per guardare dentro di noi e guardare che cosa abbiamo fatto veramente non è facile. E a volte ci vuole qualcun altro che ce lo dice in faccia. Come a Davide, il profeta che gli dice quell'uomo che tu condanneresti per aver fatto questo e questo, sei tu. Allora Davide capisce che un peccato era facile da riconoscere, perché c'è l'adulterio, Bessabea, il marito Uria cerca di allontanarlo, poi dopo lo fa uccidere in guerra. Tutto questo è una catena di peccati. Ma prima che Davide riuscisse a riconoscere che era lui che aveva fatto quelle cose lì, c'è voluto l'esempio del profeta che gli dice c'era un uomo, aveva una pecora solamente a cui era affezionato, e un altro invece che doveva dare un banchetto gli serviva, gliela prende, no? Pur avendo egli altre pecore così, e gli toglie l'unico bene e consolazione. Che cosa faresti tu a un uomo del genere? Perbacco, quest'uomo merita la morte, eccetera, allora bisogna restituire. E il profeta dice, quell'uomo sei tu. È lì che lui si accorge. È un esempio nella Bibbia, ma gli esempi li abbiamo anche nella nostra vita personale, no? Quando facciamo così fatica a riconoscere delle radici di male, intere scelte, comportamenti, a volte anni passati a fare certe cose, avere un certo comportamento nelle relazioni o fare anche cose non giuste, e poi ci rendiamo conto d'improvviso con una certa chiarezza che quello che abbiamo fatto non andava bene e che noi siamo gli autori di quella cosa cattiva. Da lì può partire un senso di disagio e al tempo stesso di distanza. Se prima il peccato era seppellito nella coscienza, perché facendo tante cose ci si ubriaca di cose da fare, tante preoccupazioni, si mettono su tante... Poi il tempo sembra seppellire, invece il tempo non seppellisce niente. Prima o poi viene fuori tutto. A quel punto ci diciamo, e adesso? A volte diciamo, non avrei mai voluto fare quella cosa lì, se potessi tornare indietro, ma indietro non si torna. E allora si rimane lì, davanti a noi stessi con quel fatto
che ci pesa sulla coscienza. A questo punto il desiderio di non farlo più, di non essere più quello che commette queste cose, è la cosa importante. Questa è quella conversione che chiede Giovanni il Battista ed è quella parte importante che è contenuta nella confessione che chiamiamo sacramentale. Se noi portiamo questi peccati o questo peccato, potrebbe essere anche uno solo, davanti a un sacerdote di Cristo, questo in nome di Cristo ci garantisce che quel peccato davanti a Dio è cancellato. Ci può dare una penitenza che ci dà anche il senso concreto che qualcosa di riparazione facciamo. Se è molto grave la penitenza deve essere grave o prolungata nel tempo, sono tante cose che si possono fare di bene riparatorio, no? Sicuramente l'amore, la carità e l'elemosina cancellano un grande numero di peccati, però ci vuole questa soluzione perché è Gesù che l'ha detto, a chi voi toglierete i peccati saranno tolti, saranno rimessi, se voi non li togliete resteranno non rimessi. Non vale dunque la prima parte solo della confessione, e cioè sono pentito, non vorrei più aver fatto questo, l'ho detto con Dio. Dio l'ha visto anche mentre lo stavi facendo. No? La seconda parte è quella necessaria, che è la parte che si chiama sacramentale, quindi il passaggio da Giovanni Battista col battesimo di conversione nel Giordano, immersione nell'acqua, alla immersione nel sangue di Cristo effuso sulla croce, per lavare i nostri peccati. È Lui che ha pagato il nostro peccato con la sua vita innocente donata per questo, ucciso dal peccato degli uomini, ma perdonando, e perdonando tutti, non come qualcuno ha detto, neanche Cristo ha perdonato tutti, no? Non è vero, Cristo ha perdonato tutti, ma la condizione per ottenere, guadagnare, gioire del suo perdono è la prima parte, il pentimento, e il fatto di rivolgersi a Lui attraverso il sacerdote che Lui ha voluto per poter togliere quei peccati. Noi abbiamo una grossa garanzia. Ci potranno venire ancora dei tormenti, ma li possiamo lasciare andare perché Cristo ci ha riedificati dentro, ci ha rifatti nuovi, e da soli questi noi non possiamo farlo. Non è dunque una questione psicologica, devo dire con qualcuno, mi devo togliere il peso, perché anche quando l'ho detto con qualcuno il mio peso rimane e davanti a Dio la colpa rimane. È una questione sostanziale di un peccato che viene tolto perché qualcuno ha pagato al mio posto, ma devo andare da quel qualcuno, e quel qualcuno è il Cristo che ha detto: per il tuo peccato io mi sono fatto crocifiggere, quindi tu devi rendere gloria a Dio Padre per quello che ho fatto per te. È un atto di giustizia verso Dio. Chi dice io mi confesso direttamente da Dio, Dio non lo guarda in faccia. Gli dice: ho mandato mio figlio per questo e tu lo scavalchi. È Lui che ha pagato. Io mi sono fatto carne e sangue versato per il tuo peccato e tu osi venire davanti a me così. E qui vale quella parabola che Gesù dice: gli invitati a nozze, c'è uno si presenta senza la veste nuziale, la veste di gala. Qual è questa veste nuziale? È quella del battesimo, quella del perdono dei peccati. Coloro che hanno lavato la propria veste, rendendola candida, dice l'Apocalisse, lavandola nel sangue dell'agnello. E non ci si presenta a Dio con quello che ho, perché tanto io ho una via preferenziale. Se chi non riconosce il Cristo è un anticristo, cioè banalizza, rende inutile il sacrificio di Cristo e il piano del Padre. Non esiste un'altra via per andare al Padre. Chi non passa per me, dice Gesù, o è un ladro o è un brigante. E non si può essere ladri con Dio, perché ci riconosce subito. No? Quindi dobbiamo dare gloria a Dio andando dal Figlio che è il Cristo e rendendo grazie a Dio per questo. Tutto questo si compie nella messa. Quando noi facciamo la messa, noi offriamo il sacrificio di Cristo per il perdono dei peccati e diciamo grazie a Dio Padre, Eucaristia vuol dire ringraziamento, per il sacrificio del Figlio che tu hai predisposto e Lui ha accettato per la nostra salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.